la bastardona. Romagna's Got Talent. Sì, siamo, buonasera amici, benvenuti a questa nuova puntata di Radio Icaro Abbronzatissima. Si vede la differenza dallo schermo. Sei tinta unita con... Chi è quella brasiliana? Buonasera a tutti. Giuliana Moreira è in tinta unita con l'arancione dietro del logo. Buonasera, benvenuti a Romagna's Got Talent. Buonasera a voi che ci state ascoltando sui 90 FM di Radio Icaro Rubicone. Buonasera a voi che ci state guardando sulla diretta Facebook, appunto, della pagina di Radio Icaro Rubicone. Come sempre a condurre questo programma ci sono io, che sono Dibla, e questa sera, signore e signori, c'è il grande, graditissimo ritorno della cugina filippina della Jo. Buonasera, ciao Dibla, ciao a tutti. Lo so come avete sempre salutato, soprattutto Mirko, con tante carinerie, mi sentivo, grazie. Guarda come, che bel colorito che hai. Basta parlare della Jo, ma andiamo a salutare coloro i quali mandano avanti questo programma di là dal vetro, la nostra regia. Mirko Manuzzi, l'avete già buonasera, sentito? Buonasera a tutti, avete già sentito che ci sono, come al solito, a fare il patacasciocco. Esatto. Insieme a me l'apprendista stregone Leo. Buonasera. La regia video Samu. Buonasera, benvenuti a voi, appunto, come sempre, che seguite Romagna's Got Talent da 204 puntate. Questa è la puntata 204. Solo? Questa è andata via per la 200, noi abbiamo festeggiato, abbiamo sciabolato. Visto. Abbiamo tirato fuori il Gran Riserva del Ronco, penso, una roba di qualità proprio. E, che cos'è Romagna's Got Talent? Magari per qualcuno che ci sta guardando per la prima volta, Romagna's Got Talent è un programma di qualità, innanzitutto, perché ci teniamo a dirlo. Assolutamente. Non si sa bene di qualità di cosa, però... assolutamente sì, è programma fatto apposta per tu che sei a casa, che ci stai guardando, ci stai ascoltando e fai della musica la tua migliore espressione d'arte. Siete in 2, in 3, in 4, siete in 19, lì magari in caso venite da una piccola rappresentanza, però venite a raccontare la vostra musica, a raccontare la vostra bravitudine, bravezza, qualcosa, come dice Mirko, o come dico anch'io spesso e volentieri. Comunque sia, venite a raccontarvi i nostri microfoni, basta fare il semplice modo, come Jo? Semplicissimo, basta scriverci sulla nostra pagina Facebook. Se non l'avete ancora fatto, mettete un bel mi piace, come dovete mettere un bel mi piace sulla pagina della radio, Radio Icaro Rubicone, dove troverete appunto la nostra diretta, che potete commentare. Noi leggeremo i vostri commenti in diretta, appunto. Da due Ciao anni Walter! abbiamo anche l'account Instagram, esatto, sempre Romagna's Got Talent. Amici, fate come ha fatto il nostro amico Walter, che dice: Giorgia, ma come sei gnagna? E bentornata, bravo. Grazie Walter, bravo. Grazie. Le parole quelle giuste. Salutiamo anche il direttore Massi Stacchini, che dice: qualità oro. Esattamente, sì, noi siamo, infatti brilliamo, come puoi vedere, e brilliamo tantissimo. Abbiamo rosolato. Quanto se la tiro? Guarda, è giusto così, Mirko. Un cadaverico di... Sono per te, prima, Mirko. Fai Ringo People. Il tecnico della puntata momento. Prima non l'aveva riconosciuta. Infatti no. Ciao, vuota pietra, no. L'ho detto. Detto questo, voglio fare due piccole parentesi. Prima di iniziare, una, in primis voglio ringraziare di cuore tutti i ragazzi, bellissimo, tutte le ragazze, soprattutto dell'associazione Stelle Cadenti, per la manifestazione tenutosi in questo weekend a Villa Verucchio. Grazie di avermi fatto partecipe per questo spettacolo di beneficenza per la ricerca sulla fibrosi cistica. È stata una cosa emozionante. Tanti artisti, ballerini, comici, cantanti, un bel mischione di cose, ma è stata una roba veramente bella, soprattutto per un fine più che nobile, e hanno raccolto anche un bel gruzzoletto, quindi tanto di cappello, ragazzi. Bravi. Vi voglio bene. E l'altra cosa molto importante riguardante Radio Icaro Rubicone sono due, anzi è una, che è iniziata con grande successo la rassegna al multisala. In realtà non è multisala, se ne è una all'Eliseo. Però c'erano molti in sala. Esatto, erano molti in sala al cinema Eliseo di Cesena per la rassegna Cross the Movie, dove noi di Radio Icaro Rubicone siamo partner, media partner
iniziata con i Queen, anche iniziata con un documentario sui Queen. Giovedì prossimo ci sarà un film, non mi ricordo se è diretto o scritto, comunque ci sarà Riccardo Senigallia che comunque fa parte del film e farà anche un piccolo live set prima della proiezione del film, e noi di Radio Riccardo Piccone saremo lì nel foyer del teatro prima della puntata con Massi, con Filippo Letti, con anche dov'è il maestro. Dove saremo nel teatro? Nel foyer. Ah, ok. Non nella foyer. Non so cosa hai capito. L'altra cosa importantissima, Top of the Vox, amici, la finale si terrà mercoledì prossimo, non questo che viene, a quello dopo ancora, il 6 marzo, quindi venite nei mega studi di Icaro a Rimini e venite a fare il pubblico, venite a tifare sì. Le nostre finaliste. Devo venire? Sì, devi venire, certo. Sì, devi essere per forza, anche perché io mi ubriacherò a morte e quindi tu mi devi portare a casa. No, non è vero, assolutamente. Detto questo, finiamo tutto e diamo là la puntata, quindi direi stacchetto e poi musica. Yes. Romagna's Got Talent. Sedie rovesciate, il sole è così bianco che ti chiude gli occhi, con l'ombra gli ori aperti e tu eri lì, eri lì. Il vuoto dell'estate ti piomba addosso come un vaso da un balcone, ho alzato gli occhi piano e tu eri lì, eri lì. Ci sono delle cose che è meglio non provare a dire, mi dicevi, dai retta a quelli bravi che le han dette anche per noi. Ah, ah, ah. Strade vuote, la pietra calda delle torri medievali, sei secoli a dormire tu, eri lì, eri lì. I bar fuori dal centro, le voci dietro non capisci di chi sono, quando mi son girato tu, eri lì. Ci sono delle cose che è meglio non provare a fare, mi dicevi, dai retta a quelli bravi che han sbagliato anche per noi. Ah, subito alla grande, faccio una piccola parentesi, errata corrige, multisala Eliseo, perché ha quattro sale, non sono tutte assieme ma sono separate, comunque sono multisala. Però multisala,
Grazie Marci, chiedo scusa. È arrivata la querela. Sì, sì, è arrivato subito, diretta, una cosa incredibile. Buonasera a voi che magari vi siete collegati in questo momento sulla diretta Facebook di Radio Credo Bicone, appena condivisa su quella di Romania's Got Talent, anche sulla mia pagina, quella della Zona, perché si è messa a guardare i ragazzi che suonavano giustamente. Sì. Appunto, ora la condivido anch'io. Abbiamo i ragazzi che sono in studio, abbiamo degli ospiti, è un gradito ritorno. Intanto sto prendendo tempo perché ho visto che Mirko ha dovuto riavviare il computer praticamente. Il bello della diretta. E quindi posso finalmente dire. Comunque, però, tipo, se non lo dice che non se ne accorgerà nessuno, perché te stavi parlando, tutta la gente l'ho fatto apposta, ma invece no. La metà di quello che dici per la gente è suono, quindi cioè non è conoscenza o competenza. Cioè, vuoi dire che non c'è un significato, è proprio esatto, puro non c'è suono, conoscenza, non sono competenze, quindi è suono. Che bello. Scusa, torno a fare qualcosa. Bravo, perché sennò... bravo. Grazie, Mirko, ci serve. Buonasera, Ivan. Scriveteci come ha fatto Ivan sulla pagina Facebook, appunto, sulla diretta di Radio Credo Bicone. Questa sera tornano a trovarci, un grandissimo ritorno, sono qui con noi Moro and the Silent Revolution. Io sono Silent, lui è Revolution. Abbiamo, sono qui con noi appunto Massimiliano, Checco e Iari. Massimiliano o Moro? Moro, va bene. Moro. Massimiliano è un nome che nessuno usa. No, lui è un caso in generale. A caso, ogni tanto sì. No, Massi. No, io lo chiamo proprio Massimiliano, proprio cantellinando le consonanti. È giusto. Io se mi chiamano... finisco di dire Massimiliano e lui è già sparito. Non rispondo. Questa non è una vecchia battuta di truismi, ma io se mi chiamano Massimiliano penso subito, mi chiedo se ho fatto il compito. Cioè, Massimiliano. L'incubo di ritorno. Questo probabilmente Iari ti chiama così. È un potere. Penso, ho studiato la poesia. Io scusate. Per dire. Tra l'altro io vi chiederei anche un'altra cosa, un grandissimo applauso a Iari che è arrivato per tempo. Grande Iari. E cioè, incredibile. Prima. Non accadrà più, non preoccupatevi. È una grande emozione per noi averti qui, Iari, soprattutto nel tempo è proprio giusto, perfetto. Per l'inizio beh, della 14 trasmissione. Minuti prima dell'inizio della trasmissione. È incredibile. È arrivata l'altra e ho detto, vabbè, torno in macchina, faccio esatto, faccio ho dimenticato una cosa. Aspetto qui. Ma non siamo qui a parlare solamente di Iari, ma bensì appunto del gruppo intero, perché i ragazzi sono qui per presentarci il loro nuovo lavoro, lo prendo subito direttamente da qua, il loro nuovo disco, L'imbarazzo senza scelta. Un disco appena sfornato, perché si sente ancora che è caldo. È un disco, una novità un po' per te, Moro, nel senso sì, che è un disco di inediti, ma soprattutto è tutto totalmente in italiano. È in italiano, sì. Come mai questa scelta e questa voglia di darsi alla canzone italiana? Per vedere, se dopo quattro dischi in cui tutti mi chiedevano perché scrivi in inglese, poi le persone mi avrebbero chiesto perché adesso scrivi in italiano. Io sono qua apposta esatto. Perché hai smesso di scrivere? Esatto. No, in realtà è venuto così. Il prossimo, ammesso che lo facciamo, è già, cioè le prossime canzoni sono già in inglese. È vero che il prossimo... quindi è giusto una parentesi. Ha già funzionato. Ma è venuto così, non è che decido, non ho una strategia come sempre. Ma è vero tutto che il molto prossimo casuale. È scritto tutto in inglese, ma l'hai tradotto in italiano con Google Translate, quindi con i verbi tutti No, ma questo è già fatto in quel modo. Ah. Cioè, sì. Un disco, comunque sia quella l'impronta vostra, totalmente, che sì, è quel pop rock in stile un po' britannico, se così si può dire. Sì. E in quanto tempo è stato creato e partorito? In realtà le canzoni sono state scritte abbastanza velocemente, proprio perché non avevo mai scritto in italiano e quindi nel momento in cui ho cominciato è diventato una specie di esercizio, e poi registrate con più calma, diciamo, e con varie prese di vari strumenti, insomma. E poi rovinate non è... definitivamente da noi? No, decisamente no. No, nessuno di quelli che suonano dopo di me su un disco, cioè dopo le mie prime tracce, può peggiorarlo, chiaramente. Questa arriva dopo un po', ma... Va bene. E lo studio di registrazione dove è stato fatto è? Allora, registrazione per lo più in varie case, sì, anche in camera del figlio di Checco. Lo studio in cui è stato mixato e masterizzato è Cosa Beat di Villafranca, in questo momento temporaneamente speriamo chiuso, per questioni proprio di agibilità. Speriamo che Franco possa tornare nel suo Franco Beat, possa tornare nel suo ambiente naturale di registrazione. Per ora sta lavorando comunque. E noi glielo auguriamo. Potremmo sì, anche dire una piccola cosa riguardo a Franco, che tra poco suonerà anche lui sì, in zona.
il 9 marzo al 360 di Gambettola, esatto. E una settimana dopo, quindi il 16 marzo al Magazzino Parallelo di Cesena. Sì. Se qualcuno è in giro lo vada a sentire, perché è un pazzoide e merita, certo. E merita un po' di pubblico, assolutamente. E detto da Iari è una garanzia. Non di mattitudine, ma di mattitudine. Soprattutto ma di bravezza. Salutiamo l'amico Walter, che giustamente chiede: il rischio è stato fatto anche anticipando la linea che vuole l'attuale governo di mantenere la musica italiana? No, semmai sarebbe valsa la pena mettere delle percussioni africane, se io non odiassi le percussioni africane. Ma nel mio caso è una questione musicale, non attirando l'antipatia dell'intera Africa, tra l'altro. Sì, no, non posso fare nulla, è una cosa. È come, non decido se cosa anche scrivere. Tu sei africano, sei interessato al disco di Moracco, non lo comprare più. Perché ragazzi, a lui non piacciono le percussioni africane. No, apriamo i dischi, che è giusto che... Se io fossi una persona che è in grado di accattivarsi la gente, avrei avuto un'altra vita, ragazzi, è evidente. Cioè, io dico quello che mi passa per la testa, col tempo, con gli anni, con l'età, ogni piccolo superego che potevo avere è stato spazzato via, e quindi gli africani mi perdoneranno. Più che altro perché non gliene frega assolutamente niente, come è giusto. Cioè, e viva la Romagna, come disse l'amico Ivan. A proposito di Romagna, prima hai detto abbiamo aperto un gran riserva del Ronco, mi è piaciuto molto, è come dire il capolavoro di Vanzina, un gran riserva del appunto, Ronco. Appunto, per dire anche quanto siamo ricchi noi qua, siamo una radio. Del Tavernello, gran riserva del Tavernello. Sì, anche quella la teniamo con un'occasione ancora speciale. Esatto, il gran rubinetto. Il millesimato, esatto. Va bene, andiamo avanti con la puntata, io direi. Ah sì, siamo una puntata. Stiamo facendo, ma ragazzi, ma siete peggiorati questo mese. Gio, guarda, lasciatemi, noi eravamo partiti, abbiamo fatto, no, è che non ti ricordavi più, cioè stando via hai perso la contezza di com'era. Guarda che eravamo partiti, abbiamo fatto 4 puntate senza da Zoo, praticamente 4, sì, sono 4 puntate senza da Zoo, e avevamo una precisione. Sì, guarda, anche a me quando non vado a giocare a calcetto mi dicono: non sei venuto e abbiamo giocato benissimo, non ci credo. Infatti, pensa che Mirko era contento. Cioè, quindi vorresti dire che è colpa mia che sono tornata. Adesso guardiamo un video appunto dei ragazzi. Uno dei due video prodotti da questo disco. Io direi di andarsi a vedere Amsterdam e poi dopo ci formiamo. Sì, ne parliamo. Qualcosa della pace. Esatto. Qualcosa della pace. Buona visione. Musica.
chissà poi se torni, dimmi se ti fermi che prendo i giorni. Glieli ho dati i soldi, non ti preoccupare ma ti ricordi. Che eravamo un corpo da usare in due, le mie gambe lascia meglio le tue. Le tenevi in alto su una ringhiera, mezza arrugginita ma che cos'era, i gradini di una casa. Niente gente, pochi cani, eran come Roma, Praga, Londra, Amsterdam. Per favore torna, dobbiamo ancora andarci ad Amsterdam. Io ci farei un giro nei canali con la barchetta del video. Per i canali di Amsterdam. Con quello che hai detto, certo. Prima. Ma più o meno è tutto ad Amsterdam. Tra l'altro, non so se lo sapete, tutto, ma Moro ha fatto appunto questo video dopo una 3 giorni intensa ad Amsterdam. Appunto, era quello che la sua visuale era quella. Era quello che effettivamente. Gli 8 pixel rimasti. No, io ero quadrato. Ero di mi hanno scattato così. No, parliamo del video, come è stato fatto, perché ce lo raccontava prima durante la proiezione del video. Il video è tratto da questo film di 15 minuti, fatto da questo Joshua Mutter, immagino, inglese, che è un ragazzo, penso sui 25 anni, che oltre a essere un giocatore di Minecraft e di altri giochi, fa questi film che ormai sono una specie di genere a sé, si chiamano machinima, e sono fatti con la funzione che c'è ormai in tutti i giochi di questo tipo, e tu puoi girare quello che stai facendo, cioè puoi girare un video di quello che stai facendo, quindi giri ore di gioco, dopodiché fai un editing, chiaramente giochi già pensando alla storia che vuoi costruire, e questo film qui, non il mio video ma questo film, ha una roba tipo 2 milioni di visualizzazioni, cioè, e ce ne sono anche di più visti. E te è venuta l'idea di prenderlo e ricostruirsi sopra? Ma all'inizio volevo chiedere a mio figlio, che è un giocatore di Minecraft, se mi faceva qualcosa, dopodiché avrei dovuto aspettare parecchio e quindi ho cercato un po'. Ti ha cacciato via come se nulla fosse. Ti ha cacciato via di casa. Mi ha dato la solita considerazione che danno i figli di 12 anni ai genitori, cioè un povero idiota che mette il cibo sul tavolo. Maggiordomo, insomma, utile come maggiordomo. È giusto così. E parlavamo appunto dell'album L'imbarazzo senza scelta. Come mai questo titolo? Perché era un bel gioco di parole. Infatti molti di quelli, cioè vari personaggi di radio in cui siamo andati, l'hanno regolarmente normalizzato in L'imbarazzo della scelta. Ti ringrazio per non averlo fatto. Sono ripetuto da 3 giorni che lo dico. È per quello che mi sto allenando, se no avrei detto delle cagate assurde. Viene da una battuta che facevo, che ho fatto 2 o 3 volte poi tempo fa, che veniva da dire, cioè non so in che occasione ho detto che una volta c'era l'imbarazzo della scelta, ora è rimasto solo l'imbarazzo. Ah, quello è poco ma è da lì. È da lì, attualmente sì, non qua ma nel mondo in generale, sì. Tanto imbarazzo assolutamente. E i testi dei brani sono 11 brani, se non sbaglio, sì. I testi dei brani sono sei tu l'autore di tutti quanti i testi? Sì, chiaramente sono tutti plagiati, ma sono miei. Sono miei. Sono personali, sono racconti, storie di altri o diciamo che al primo disco hai tutte le tue storie da raccontare, al secondo disco ne rimangono 2 o 3, quando sei al quinto, sesto
Vai a bussare alle porte. No, di fa... Scusa. Vai ad Amsterdam e dopo arriva tutto. No, di... Sai le storie lì dopo, Di fatto racconti storie inventate, però mettendoci dentro cose tue, quindi è difficile che non ci sia dentro qualcosa di tuo, anche solo nel modo di vedere le cose, o un piccolo episodio che tu infili nella storia di qualcun altro. Però non sono esattamente storie mie, ecco. Forse una o due sono più personali. Ti va di farti ascoltare e raccontarci un'altra storia di questo album? Sì, pensavamo sempre, per proseguire su questa nota di politicamente corretto, le donne del porno. Perché no? Ci sta, perché ci no? Sta benissimo. Questo è testo, viene da Dibla, la storia di Dibla. No, vi dico, premetto solo, vi dico solo una strofa, un pezzo di strofa che fa capire un po' qual è l'ideologia della canzone, che dice: manca il sentimento, ma non è vero, guarda bene, non è vero? Aspetta, c'è anche quello, basta scorrere l'elenco, scusate. E sotto l'S trovate sentimento. Esattamente. Perfetto, Morrow and the Silent Revolution. Bella così spiegata, ma male. Sono pieno, ma verso sera poi vorrei non essere niente, niente per nessuno. Col mio schermo mi sento bene, ma non è vero che non posso farne a meno, ho la situazione in mano. Ragazza, ci sono stato 4 mesi, la stessa pizza in 2 insieme a far la spesa, ma non sapevo prenderla quando si offendeva, mi dispiace ma torno dalle donne del porno. Donne in cerca di avventura, vogliono fare tutto senza perder tempo e stanno dietro a casa tua. Dice manca il sentimento, ma non è vero, guarda bene, c'è anche quello, basta scorrere l'elenco. Ricordo siamo partiti il fine settimana, la città artistica, l'albergo in zona fiera, ma quando si è spogliata l'ho trovata strana, mi dispiace ma torno dalle donne del porno, dalle donne del porno. Mi dispiace ma torno dalle donne del porno, dalle donne del porno, dalle donne del porno, dalle donne del porno. Mono and
The Silent Revolution live qua a Romania's Got Talent sul 90 FM appunto di Radio Incredibile Rubicone, in diretta a Facebook appunto sulla stessa pagina della radio e condivisa anche su quella di Romania's Got Talent e anche sulle nostre, esatto, mettete mi piace a Romania's Got Talent se ancora non l'avete fatto, scriveteci sulla diretta come ha fatto l'amico Giova che dice Libro non canta, 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 no, meglio di no, meglio che non canta. E Valder dice più porno per tutti, divertiamoci responsabilmente, mi sembra esatto, assolutamente giusto. E poi si scrive una certa Paola Venturi dice ti odio babbo, da Francesco che salutiamo e ciao, sta giocando con delle freccette a casa penso, distruggendo che bambole tu e altre cose. Detto questo prendiamo una piccola pausa dai ragazzi perché andiamo a scoprire uno dei nostri media sponsor in quel di Romania's Got Talent. Salutiamo gli amici della Lotus Music. Lotus Music Production è la casa di produzione che accompagna gli artisti indipendenti dalla genesi creativa fino alla vendita della loro musica. Non solo seguiamo la tua idea dal songwriting fino al mastering, passando per arrangiamento, registrazione e mixaggio, ma ci occupiamo della sua comunicazione attraverso i canali più adatti al tuo progetto. Consulenza artistica, creazione di videoclip originali, social management, web marketing, ufficio stampa e promozione radio TV sono solo alcuni dei nostri servizi dedicati agli artisti che vogliono affermarsi nel loro mercato di riferimento. Con Lotus Music Production scegli un partner capace di capire le tue esigenze e di proporti la soluzione su misura per te. Dall'ispirazione al mercato musicale, scegli Lotus Music Production per dare vita alla tua musica. Lotus Music salutiamo Production Pier Matteo e Silvia e Silvia, ciao ragazzi, ciao 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 ragazzi, e salutiamo anche Gioximini che è stato il nostro ospite lunedì scorso per la Lotus Night. Ciao. Ma andiamo avanti, siamo qui con, appunto con Moro e The Silent Revolution, Moro, Checco e Iari sono qui in rappresentanza, ne manca uno tra l'altro. Due, sette. Mancano Lorenzo Gasperoni alla chitarra e Enrico Farnedi alla tromba. Esatto, stasera sono andati tanti in giro, quindi se li trovate sgridate. No, sono andati tanti in generale, poi stasera sono in giro. Birichini. Sì. Assolutamente. E, chi sono i... Torno indietro. Ascoltandolo al contrario, taglia. Sentirete che esattamente. Cosa è il momento satanista della puntata. Sapete che ci sta tenendo sempre linea al governo. Volevo dire chi ti ha ispirato per questo disco? Quali sono le tue influenze musicali? E per quanto riguarda anche l'italiano, diciamo, il testo italiano e quant'altro. Allora, dunque, le influenze musicali sono le stesse di sempre, sono varie, però posso nominare al volo i soliti Paul Weller, Smith, Crosby, Stills and Nash, eccetera, eccetera. Paul Simon, Leonard Cohen, Viola Valentina. Sul piano dei testi in realtà viene un po' fuori dal fatto che non sopporto quasi nessuno cioè non sopporto come la gente scrive in italiano, anche quelli più bravi infilano sempre almeno una rima fra infiniti e una rima teme ed è una cosa che io non tollero e quindi era una specie di cioè, e col tempo uno diventa pensavo dicessi Achille Lauro che forse non infila nessuno di questi, esatto, che va già meglio per dire per me Achille Lauro è una nave però fate voi, cioè io era una scommessa, è la stessa per te riuscire a non farlo di salga a bordo, sì esatto assolutamente. No, intanto lo stavo dicendo appunto, guarda come quando si invecchia, uno parte romantico, poi dopo col tempo sì, si imbastardisce. Le donne del porno, dici. No, secondo me invece cioè bisogna rivalutare le donne del porno, perché pensiamo sempre al porno in sé, in maniera strumentale, ma le donne del porno. Sono, cioè voglio dire, il porno è l'unico mondo, si possono dire le parolacce in questa ormai guarda abbiamo non ti preoccupare tutto. Cioè, sì, cioè, moderazione dire, è una specie di mondo utopico almeno per i maschi, non per le femmine, mi rendo utopico conto. È una parolaccia, scusate, non lo so, però è l'unico mondo in cui un attore, una persona può dire dai fammi un pompino e la cosa non viene presa male, anzi benvenga è giusto così per bene dire.
Ma torniamo appunto a parlare di... È un programma musicale. Musica. Torniamo a parlare appunto con... Moro! Io l'ho chiesto, si no, ma hai fatto dire. Bene, hai fatto bene, ci stiamo. Noi ci giochiamo tantissimo su ste cose, anche perché giocarsi sulle parole è l'unica cosa che mi riesce adesso. Praticamente niente. Ma dicevo l'ispirazione, appunto. Quindi, No, e l'unica cosa che mi è venuta da fare è stato: cioè, in certe canzoni riconosco che forse una delle poche cose che mi piacciono del pop rock italiano è. Sono i primi 2-3 dischi di Luca Carboni, i primi due forse, e quindi forse da qualche parte mi sono accorto che è venuto fuori qualcosa di quel pop molto lieve, molto, molto fintamente ingenuo, e per il resto più che altro mi è venuto da prendere delle frasi di singole canzoni rovesciandole, cambiando, tipo questo Donne in cerca, e uno immediatamente pensa a Zucchero e poi è di avventura, vogliono fare tutto senza perdere tempo e stanno dietro a casa tua. Che ovviamente sono quei messaggi che arrivano alla nostra posta, no? Ci sono donne proprio anima mia sotto casa tua, te tu lì, no? Esatto. La citazione era quella, però effettivamente ci può stare, e lì il gioco è fare l'assonanza, anzi l'assonanza fra avventura e tua, cioè fare sempre qualcosa che sia un po' che non sia dritto, non so come dire. Mm-hmm. Storti come noi, giustamente. Sì. Ci troviamo in linea con questo, così sì. Siamo perfetti. E io direi di andarci a vedere anche un altro video dei ragazzi, e questo è Guarda Londra. Buona visione. Musica. Guarda Londra, che se ne frega, se sei lunga, rossa e figa, non ti osserva, mentre passi, come una cerva, tra i palazzi. Io invece no, non ci riesco. Mi guardo in una vetrina e mi trovo grottesco. È un giorno che ti seguo, se posso essere onesto. Non mi capita spesso. Guarda il fiume, non gliene importa di quella gonna stretta e corta, di questa folla stretta in fila, eccone un altro che ti ammira. No, non ci riesco. E qui c'è sempre più gente, è un girone dantesco. È un giorno che giriamo, siamo anche stati in duettesco. E non mi capita spesso. Guarda Londra, che se ne frega, se sei lunga, rossa e figa. Oh yes, wow. Eccoci qua, di nuovo on air su 90 FM, appunto di Radio Grigone, ma soprattutto in diretta live sulla... pagina Facebook, appunto, di Radio Grigone, che quella di Romani Sgottare, che quella di Nicola Zoccola, di Mirko. Sulle nostre, quindi... Parli con le ragazze. Non avete scuse. No, esatto.
dopo potete condividere la puntata, ve l'ho già detto. Ribadiamo anche, non so se l'abbiamo già detto prima o no, che anche i ragazzi hanno la loro pagina Facebook, appunto Moro and the Silent Revolution. Lì potete trovare tutti gli appuntamenti che li vedranno live in zona e non solo, perché ci sono scritti, ci sono, ci sono dei live prossimi. Dai, sforna, dici. Allora, 8 marzo Alfonsine, Ready Muddy Bar. La festa della donna, quindi saranno sì. Tutte le donne via le mutandine, tutte ready e tutti muddy. Se volete invece delle date più vicino a voi, c'è il 29 marzo Dublino, perfetto, Grand Social. 30 marzo a Castle Whelan, sempre, questo è in Irlanda del Nord, Irlanda del Nord. 6 aprile però andiamo al Sidro, ecco, qui buono. A Savignano, dall'Irlanda del Nord a Savignano. Sì, è il titolo del nostro prossimo disco. Bringing it all back home, potremmo dire. L'8 maggio inopinatamente a Ravenna Jazz, dove io cercherò di aggiungere settime a tutti gli, gli accordi. Sono accompagnato da un quartetto di free jazz, esatto, per tutto il tempo. Poi il 15 maggio a Ferrara all'Empatia, e speriamo che ne abbiano, e il 26 maggio al Borgo Est a Sant'Arcangelo. Oh, wow, perfetto. Comunque sia, rimanete sintonizzati, seguite Moro sulla sua pagina Facebook, non a livello di stalking, lo ricordiamo sempre, seguiteli, ma moderatamente. Perché li potete ascoltare live, come potremo ascoltarli live noi adesso in questo momento, con un ennesimo brano dal disco L'imbarazzo senza scelta. Hai detto ennesimo come se ti fossero rotti i coglioni, come se fossero stati troppi. Ha aggiunto anche tipo una settima, l'ennesimo, speriamo l'ultimo. Allora, invitato tu adesso per intro, dimmi. Perché era un tono sotto, dovevo farlo in settima, come dicevi te, perché hai ragione. Hai detto una cosa che musicalmente tutti se ne sono, per me non sta proprio da è una cagata pazzesca al mondo, però. E se lo capisco io, lascia fare tu. Allora, ragioniere, che fa? Batti? Battete voi, perfetto. Esatto, ragazzi. Allora, per introdurre questa canzone, voi dovete chiedere come va a Checco Girotti. Chiedetegli come va. Checco, come va? Non c'è male. Come sempre, ogni volta che ho qualcosa da fare, fai la bocca storta e dici che è un po' troppo normale. Dovrei metterci uno o due stranezze in più, versi ermetici come li scrivevi tu. Qualche novità, io ci provo ma non mi torna al finale. Dici come va, come potrà mai andare? Ah, non c'è male. Ah, non c'è male. Come sempre, ogni volta che ho qualcosa da dire, stringi gli occhi e mi fai tutta una questione di stile. Dovrei mettermi uno o due lustrini in più, fare il matto, basta coi maglioni blu. Qualche novità, io ci provo ma non mi torna al finale. Mi chiedi come va, come potrà mai andare. Ma non mi torna al finale.
rifaccio il conto, c'è qualche cifra che mi tira in basso il totale. Se riformulo, tanto poi lo so, faccio finta che è uguale. Ti chiedi come va, come potrà mai andare. Meglio abbondare che difficile, esatto, quello sì, assolutamente sì. Prendo una piccola pausa da voi solamente per dare spazio a quello che è il nostro main sponsor, il bar Berardi, che si trova a San Mauro Pascoli. Offre tutti i venerdì dalle 22 a mezzanotte inoltrata intrattenimento con la musica live delle migliori band della zona. Il locale giusto dove divertirsi, bere gustosi cocktail con una vasta selezione di gin e di rum, birre a volontà, dove puoi trovare tanta gente sorridente, felice, diversamente sobria e innamorata. L'ambiente è adatto a tutti, dai 9 ai 99 anni. Ingresso, come sempre, rigorosamente libero. Bar Berardi si trova a San Mauro Pascoli in via 20 Settembre 94. Questo venerdì, ossia primo marzo, sempre intorno alle ore 22-22.30, ci sarà una super band, The Cosmic Band. Ma guarda, Cosmic. Capitanata dalla nostra grandissima amica Mari. Ciao Mari! Vi porteranno in un viaggio cosmico, appunto, attraverso le canzoni di Janis Joplin. Fa sempre un gran casino. Quindi mi raccomando, sì, se si facciamo un tutto saluto fa parte del viaggio. Vedo che anche il Libla ha molti braccialetti, e agghindato come una duchessa, la badessa. E sono la badessa di Ballaria, allo stile, sì, più una badilata che badessa. Ma torniamo a parlare con i ragazzi, una cosa che non abbiamo detto e che è molto importante: dove si può trovare il disco? Esatto, L'imbarazzo senza scelta, lo ricordiamo. Lo metto qui, mi sono limite. Che poi tra l'altro è anche un titolo che se uno va in un negozio, cioè, di dischi esiste che... solo quello al mondo, cioè ho controllato su rete, non c'è nient'altro che... No, però dico, leggi il titolo, dici, puoi che prenderlo, nel senso, ma invece quella della foto, c'è la scelta lì. Quella della foto è mia moglie in America nel 90. Ah, bene. Tu no? Piacere. L'anno del grancio. Guarda la realtà mutata che ci offre. C'è solo l'imbarazzo. No, assolutamente. Io sono per la libera espressione di tutto. Ha dei parenti americani. Questa era una piscina americana e quindi così faceva molto hopper. Era una piscina a Seattle, vero? Era a Seattle la piscina. No, era nello stato di New York. Niente. E la Savinienos, per essere. Salutiamo da Mari che dice: ditelo che vi manco. Sì, ci manchi tantissimo. Sì. Ciao Mari. E dicevamo appunto: il disco fisicamente si può trovare, allora, soprattutto ai vostri il live. Il disco fisico, sì, nei nostri live, e poi si può prendere su Bandcamp. Basta cercare Moral nel Silent Revolution su Bandcamp, c'è il nostro canale, dove si può prendere anche in formato
elettronico, dirò così come se avessi 99 anni. Naturalmente si può prendere anche in tutti i negozi digitali, però lì ci arrivano molto meno soldi. Esatto. Quindi se ci ascoltate e volete prenderlo, se vi stiamo vi piace la musica, ma vi stiamo un po' sui coglioni noi, potete prenderlo su iTunes. Per voi. Quindi sei anche tu percussionista esatto. africano. Sei un percussionista anche africano. Tu se si può odiare per, e prendere il nostro percussionista africano, ti piace la musica, ma ti sto sui coglioni io. Vai su c'è iTunes. C'è la possibilità di acquistarlo. Spendi 10 euro e a noi arrivano 23 centesimi e mezzo. Esatto, esattamente. Bene, così io voglio Moro al posto di Mastrotta nelle prossime televendite, perché sei un esperto di marketing. Non vendo niente, ma c'è da divertirsi. Assolutamente, poco ma sicuro. E c'è da divertirsi anche per un'altra cosa, perché come è tornata la Zo, torna anche quella che è stata la mancanza, la mancanza fortissima di una parte molto importante di Romania's Got Talent, la rubrica della Zo. Esattamente, dal titolo, anche se lo sai, Sallo. Zo, di chi ci parli questa sera? Questa quello. Sera parliamo stavo aspettando Mirko? Che partisse il tema. Iniziamo con gli scherzetti. Parliamo di un duo, di una band, o meglio Hernandez e San Pedro. Inizialmente un duo, per poi diventare una vera band. Il primo disco, Happy Island. Hanno figliato, quindi lo posso... Sì, però ma perché giochi col computer mentre io sto leggendo? Grazie, esce nel 2013 e dopo 3 anni di attività live esce il nuovo album Dichotomy. Dicotomia, che letteralmente vuol dire due cose che si possono separare ma che non si separano, e così sono loro, esattamente come ci avevano raccontato anche qui in puntata da noi. Vi invito ad andare sulla loro pagina Facebook per seguire. Ma come mai mi fa? Perché mi fate dire, queste riprese? Sì. Posso dire che quando ho avuto il testo da leggere è peggiorata la cosa. Sì. Non so come mai, ma è vero. A quel punto è entrata in crisi, come se non riconoscesse il linguaggio articolato. Ma c'è un motivo, perché solitamente Mirko mi scrive delle parole inutili. Esatto. Okay, e poi lì è riportata in Times New Roman. Ho l'ansia, proprio, vedi, tipo quella. Tipo quelle che non si possono dire. C'è da dire che secondo me Dichotomy punto culo è un ottimo titolo per un album. Ho appena trovato il prossimo titolo. Esatto. Abbiamo svelato quello che succede in realtà qui in studio. Vi invito, vi ripeto, di andare nella loro pagina Facebook per avere tutti gli aggiornamenti e per sapere tutti i loro live. Noi questa sera ci ascoltiamo appunto un singolo tratto dal primo album, Happy Island. Oh yes. Walking a white side, early in the morning, I lay down on the ground. I'm kissing the sunlight, reach out the rays, I'll never come back down. Say goodbye to my hometown. Getting out of all these troubles. Sky is bright, like baby's smile. Now it's time to change my world. Turns on the moonlight, evening is coming. I get into my mind. Get into my mind. I see the rock and morning and the river, the passion that is me so real. Oh, this could be my life. Say goodbye to my hometown. I'm getting out of all these troubles.
Estrada, per ragioni di spazio e di tempo accorciamo un po' la canzone, ma perdonateci Hernandez e San Pedro, un bacione di cuore per i ragazzacci che tra l'altro suonano questo venerdì allo Sloppy, quindi non mancate. E detto questo, siamo qua con Moro and the Silent Revolution. Stavamo parlando, abbiamo parlato questa sera più o meno di L'imbarazzo senza scelta, il nuovo disco, il nuovo lavoro, il primo disco in italiano, si può dire totalmente in italiano, di Moro, e che potete trovarlo fisicamente ai loro concerti, quindi mi raccomando seguiteli live, anche perché come avete sentito ne vale assolutamente la pena, e soprattutto perché se lo acquistate in formato digitale, ciao, voglio dire, vuoi mettere, aprire la pellicola e tutto, avere il CD, respirare e inalare bene sul livello cancerogeno e tutto quanto. Ma detto questo, petrolchimica, eccoci, ragazzi, il profumo del disco nuovo è benissimo. Salutiamo il fantasma di Mattei, che ce lo hanno ammazzato. Scusate, volevo creare questo momento di dramma. Ogni riferimento a cose e persone fatte realmente accadute è puramente casuale. Su questo momento così molto catartico, io direi di farvi fare un'ultima canzone per chiudere questa ora di puntata. Sì, per ricordarmi così. Sì. Per ascoltare un'altra canzone, dai, cosa ci suonate? Questa è effettivamente una delle due che si possono definire personali. Si chiama abbastanza, in maniera abbastanza evidente. Bene, allora staremo più attenti nell'ascoltarla. Questo sono io. Ok. C'è traccia, vieni qui, dammi la tua faccia, me la metto, sono pronto, vieni tu da me, conquistiamo il mondo, questo sono io, mi vedi, questo sono io. Che non ci credo quando faccio il rocker, la mezzala, il professore. Che vorrei rovesciare tutto e poi mi fa paura un distorsore. Questo sono io. Qui la bocca, dammi la tua voce, faccio un urlo, suona finto, parlo io, conquistiamo il mondo, questo sono io, mi senti, questo sono io. Che amo le partenze secche, poi mi fermo prima dell'arrivo. Che la paura di morire un po' mi toglie il gusto di essere vivo. Questo sono io. Le mani, questo sono io, mi credi, questo sono io, ci vedi, questo sono io. Questi sono
Talent Revolution. Grazie. A Rolling Got Talent, l'imbrazzo senza scelta, il loro nuovo disco, mi raccomando, seguiteli, ascoltatelo, acquistatelo soprattutto e mettete un bel like alla loro pagina Facebook se ancora non l'avete fatto. Noi siamo in chiusura di puntata, ringraziamo, facciamo un ringrazio in bocca al lupo soprattutto per anche le trasferte all'estero, esatto. A Moro, a Checco, a Iari e salutiamo anche Enrico Lorenzo. Sono loro due? Sì, adesso siamo in due, però bisogna fare gli auguri anche alla chitarra che ha il suo, la sua sedile riservato. Siamo io, Checco e la Extra Item. Ah, siete in duo, andate su. Sì. Molto bene, molto bene. E poi ci vediamo presto, soprattutto il 6 aprile, giusto, al Sidro e di Savignano. Sì, ma perché stai indicando là? Perché mi con la telecamera. Ah, ok, perfetto. Io per un attimo ho bisogno di fosse scritto. Il Sidro è là. 6 aprile. Ah, è là. In realtà. Esatto. È tutto lineare. Impressionante. Grazie, ragazzi, di cuore, veramente. Grazie. Un applauso ancora, grazie a voi. Casino. Iari, ringrazio di cuore, ragazzi. Grazie di dare il vetro a Mirko, a Samu e a Leo. Grazie, regia. Ciao, ragazzi, ringrazio di cuore. L'abbronzatissima. Grazie a te, Dibla, per averti voluto ancora qui di fianco. Facile, assolutamente. Detto questo, noi ci vediamo lunedì prossimo con i Groove Hop. Buonanotte, buona musica come sempre. Come diciamo tutte le volte. Pace interiore! Ciao! Yeah.